È sicuramente un servizio molto innovativo e questo può rappresentare un progetto sperimentale da replicare in molte altre realtà della Toscana. Realtà della Toscana che non sono una città compatta, ma sono una città diffusa come lo è il Val d'Arno. Questo delle circolari del Val d'Arno è un esperimento che è iniziato nel 2014 e poi è stato via via perfezionato. E con la presentazione di questa mattina facciamo vedere quello che partirà tra qualche mese, vale a dire un servizio cadenzato ogni mezz'ora nel fondovalle con collegamenti a pettine anche con quelli che sono i paesi della collina. Questo servirà sicuramente per avere una maggiore e migliore possibilità di muoversi, per andare a usufruire di servizi, per andare al lavoro, per andare a scuola, ma è anche una misura ambientale perché servirà a decongestionare il fondovalle che, come sappiamo, anche qui in Val d'Arno soffre di una grande presenza di auto, soprattutto in alcuni orari del giorno, quelli del pendolarismo, con effetti che non sono positivi per la qualità dell'aria. Quindi una misura di carattere legato alla mobilità, una misura in grado di rilanciare l'utilizzo del mezzo collettivo a sfavore invece delle auto, che sono quelle che congestionano, ma anche una misura ambientale. E poi un grande rafforzamento di quello che è l'integrazione modale del trasporto, perché le circolari del Val d'Arno, con questo cadenzamento che si rifà al memorario, saranno un collegamento con i maggiori poli attrattori e tra questi anche le stazioni ferroviarie, e quindi una forte integrazione con il treno e poi una forte integrazione con l'utilizzo della bicicletta, che trova nella costruenda ciclopista dell'Arno, che sta andando avanti, e anche qui in Val d'Arno partiranno i lavori nel prossimo anno per la realizzazione del tratto che sta tra Bucine e San Giovanni, ecco, troverà una forte integrazione in questo sistema, e quindi direi che stiamo parlando veramente di un servizio destinato a migliorare, che è stato possibile e sarà possibile grazie ad una forte collaborazione tra gli enti istituzionali, quindi i comuni, la regione, ma anche tra pubblico e privato, perché il privato si occuperà della comunicazione, della gestione della pubblicità, delle postazioni e delle pensiline che saranno riqualificate, queste ad opera del comune. Quindi la regione mette risorse importanti per quanto riguarda il sostegno del servizio, i comuni si fanno carico della riqualificazione delle pensiline dove saranno installate anche in alcuni casi paline intelligenti, poi ci sarà un'applicazione che attraverso il sistema UVM che è installato nei mezzi darà informazioni in tempo reale. Insomma, diciamo che qui in Val d'Arno ci stiamo avvicinando a migliori standard europei e sicuramente questo progetto farà da battistrada per essere replicato anche in altre realtà della Toscana.